Salve a tutte amiche, in questo tutorial voglio farvi vedere come si fa a lavorare questo bellissimo fiore che è il centro di una piastrella. Si parte dalla lavorazione del fiore centrale, poi una volta finito il fiore si crea la struttura, diciamo, per poter iniziare a lavorare la piastrella. Io ho lavorato sto lavorando questa piastrella con un filato multicolor sulle tonalità del panna, passando per il senape, il grigio, con un uncinetto 3,5 e il filato è un 200 grammi che sviluppa 800 metri. Potete vedere lo schema e i colori utilizzati per la copertina nel post dedicato che ho nel mio blog. Poi nella info box vi inserirò il link per poter andare a scaricare il modello e per poter vedere la foto del fiore colorato. Bene, vi lascio al tutorial, vi auguro buona visione. Partiamo con il primo giro della nostra piastrella lavorando 3 catenelle. Uno, due e tre. Ora chiudiamo le catenelle in circolo facendo una maglia bassissima che andremo a collegare con la prima catenella che abbiamo lavorato. Ora facciamo il primo giro che è formato da 8 maglie basse, quindi facciamo una catenella per sollevarci e all'interno del nostro cerchietto lavoriamo 8 maglie basse. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto. Naturalmente chiudiamo il nostro giro collegandoci alla prima maglia bassa che abbiamo lavorato in questo modo. Con una maglia bassissima chiudiamo il primo giro. Il secondo giro è formato da 8 punti popcorn lavorati nella parte posteriore delle maglie basse sottostanti. I punti popcorn saranno lavorati con 5 maglie alte, ognuno di essi lavorato completamente, e poi alla fine verranno chiusi insieme. Il primo punto popcorn di inizio giro quindi verrà lavorato con 3 catenelle che sostituiranno la prima maglia alta e le altre 4
maglie alte normali. Quindi partiamo facendo le nostre 3 catenelle. Quindi prendiamo la parte dietro della maglia e lavoriamo una, due, tre e 4 maglie alte. Lasciamo in sospeso questo occhiellino, andiamo nella prima maglia alta lavorata, riprendiamo l'occhiellino lasciato in sospeso e lo passiamo attraverso la nostra prima maglia alta in modo da ottenere il popcorn. Ora facciamo 2 catenelle, 1 e 2, e passiamo a lavorare il secondo punto popcorn, che d'ora in poi verrà realizzato con 5 maglie alte. Lavoriamo sempre nella parte dietro della maglia bassa, in modo che poi avremo il nostro bottoncino centrale del fiore leggermente a rilievo. Quindi iniziamo nella stessa maglia bassa successiva, lavoriamo 5 maglie alte. Una, due, tre e 5. Chiudiamo il nostro punto popcorn lasciando in sospeso la prima maglietta, entriamo con l'uncinetto nella prima maglia alta che abbiamo lavorato, riprendiamo la maglia lasciata in sospeso, la afferriamo e la facciamo passare all'interno della prima maglia alta lavorata. Ecco qua. 2 catenelle e nelle restanti maglie basse lavoriamo gli altri 6 punti popcorn. Ho fatto l'ultimo punto popcorn, ora faccio 2 catenelle e vado a chiudere il giro con una maglia bassissima, inseriremo l'uncinetto dietro la maglia popcorn in questo modo e facciamo la nostra maglia bassissima per chiudere il secondo giro. Il terzo giro è formato da tanti petali che si sovrappongono, specificatamente sono 8 i petali che verranno lavorati intorno ai punti popcorn. Iniziamo facendo un'ulteriore maglia bassissima verso sinistra in modo da trovarci a lavorare proprio dietro alla parte centrale del punto popcorn, in questo modo. Ora facciamo 4 catenelle giriamo il lavoro, saltiamo questo popcorn subito a sinistra e nello spazio formato dalle 2 catenelle lavoriamo una maglia alta. Torniamo sul dritto del lavoro, lavoriamo 3 catenelle in sostituzione di una prima maglia alta e completiamo il petalo con 9 maglie alte. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 e 9. A questo punto fermiamo questo petalo non sul punto popcorn che abbiamo, dal quale abbiamo iniziato, ma nel successivo, sempre sul retro, facciamo una maglia bassissima. In questo modo abbiamo il nostro primo petalo lavorato. Partiamo con il secondo, sempre da dove abbiamo bloccato il lavoro. Con la maglia bassissima ci alziamo con 4 catenelle, 3 e 4. Voltiamo di nuovo, questa volta andiamo diritto al punto in cui dobbiamo fare la maglia alta, perché ci troviamo esattamente sotto al petalo che abbiamo già lavorato, quindi nelle 2 catenelle sotto. Facciamo la nostra maglia alta. Voltiamo di nuovo il lavoro, per comodità abbassiamo il petalo già lavorato, facciamo 1, 2, 3 catenelle e nuovamente le nostre 9 maglie alte. Fermiamo il petalo dietro il punto popcorn successivo con una maglia bassissima. Dobbiamo ripetere fino ad avere 8 petali per completare tutto il nostro giro. Quindi si inizia con le 4 catenelle e si ferma con la maglia alta proprio al di sotto dell'ultimo petalo lavorato, dove troviamo le 2 catenelle divisorie dei 2 punti popcorn. Continuiamo, ci vediamo alla fine del giro. Allora, fermiamo il nostro settimo petalo dietro al punto popcorn e facciamo una maglia bassissima. Andiamo quindi a lavorare il nostro ottavo petalo. 4 catenelle, 4. Voltiamo come al solito e lavoriamo la maglia alta intorno alle 2 catenelle che dividono i 2 punti popcorn precedenti. Voltiamo e per l'ultima volta lavoriamo le nostre 3 catenelle e i 9 e le 9 maglie alte intorno alle 4 catenelle. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fermiamo il petalo dietro il primo popcorn subito a sinistra, quindi maglia bassissima, ecco qua. Abbiamo completato il giro composto da 8 petali. Nel quarto giro
dobbiamo lavorare degli archetti di catenelle. Dato che dobbiamo andare a lavorare sulla quinta catenella dell'ultimo petalo fatto, dietro facciamo 4 catenelle per spostarci. Se invece lavorate con un altro colore, tagliate il filo e riprendete proprio a lavorare 1, 2, 3, 4 e 5 sopra la quinta maglia del petalo. Riprendo il filo e lo passo dentro la quinta maglia alta. Da qui lavoreremo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Ora andiamo a fermare queste 5 catenelle sulla prima, seconda, terza maglia alta del petalo successivo con una maglia bassissima. Ora lavoriamo 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, che fermeremo nella terza maglia alta successiva, quindi 1, 2, saltiamo 2 maglie alte e nella terza facciamo una maglia bassissima. Ora ripeteremo in questo modo facendo l'archetto di 5 catenelle tra un petalo e l'altro. 1, 2, 3, 4, 5 catenelle e contiamo 1, 2 e 3. La terza maglia alta, fermiamo la catenella di 5 punti. Ecco, siamo arrivati agli ultimi archetti da lavorare. Ora ci troviamo sui due petali che si accavallano, facciamo il nostro archetto da 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Contiamo le tre maglie alte, considerando sempre pure quella con le 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3. Sulla terza facciamo il nostro punto bassissimo, fermiamo la catenella da 5 e facciamo l'ultima catenella da 7 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e ci fermiamo con una maglia bassissima nello stesso punto in cui abbiamo iniziato. Ed ecco concluso il quarto giro dello schema della piastrella. In pratica abbiamo tutti i nostri archetti formati da 5 tra un petalo e l'altro, 5 catenelle, e gli archetti al centro del petalo formati da 7 catenelle. Iniziamo subito con il primo petalo lavorando una maglia bassa
9 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e nuovamente per terminare una maglia bassa. Ed ecco il nostro primo petalo. Ora non dobbiamo far altro che saltare la catenella da 7 punti, quindi la spostiamo verso il retro e andiamo a lavorare un nuovo petalo nella catenella da 5 successiva. Quindi facciamo la nostra maglia bassa, 9 maglie alte, 9 maglie alte, maglia bassa, spostiamo l'archetto di 7 catenelle sul retro, andiamo alle 5 catenelle successive e riprendiamo a lavorare il nostro petalo e così fino alla fine del giro. Ecco, ho fatto l'ultimo petalo nell'ultima catenella disponibile da 5 punti. Ora non ci resta che unire l'ultimo petalo al primo. Spostiamo come al solito sul retro l'archetto di 7 catenelle e facciamo una maglia bassissima sulla prima maglia bassa lavorata. Ecco qua. Il quinto giro è terminato. Abbiamo nel nostro fiore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 petali. Il sesto giro è lavorato completamente a maglia bassissima e sarà in pratica un giro di rifinitura dei petali. Quindi iniziamo lavorando a maglia bassissima su ogni maglia alta e maglia bassa dei petali già lavorati. Completiamo il giro con le ultime maglie bassissime. Sopra la nostra maglia bassa e ovviamente terminiamo con un'ennesima maglia bassissima all'inizio del primo petalo. Ecco qua, questo è il fiore al termine del sesto giro in cui abbiamo lavorato tutti i bordi dei petali con la maglia bassissima.